Allora, rieccomi finalmente, non mi mostro oggi ma mostro la mia bellissima e stupendissima agenda. Sono qui per fare il video tanto atteso, mostrandovi appunto la mia agenda. Sapete che io praticamente a me l'inizio dell'anno inizia a settembre, mai a gennaio. Comunque appunto tra virgolette il mio anno scolastico inizia a settembre, anche se effettivamente il mio corso inizierà ad ottobre, però ho sempre considerato settembre l'inizio dell'anno. Ho deciso appunto quest'anno di cambiare Moleskine. Questa è sempre una Moleskine, io le ho sempre prese rigide o nere. Quest'anno ce l'avevo, per esempio quest'anno passato ce l'avevo color magenta, color fucsia, e quest'anno sono ritornata al mio classico nero, ma ho deciso di prendere la copertina semirigida. Come potete vedere è molto più morbida, che è proprio morbida. È un formato A5 se non mi sbaglio, è l'ideale perché io questa qui me la posso portare anche sempre in giro. Questa l'ho comprata al negozio della Moleskine, anche se a dire la verità a tornare indietro l'avrei presa sicuramente su Amazon, che costava meno. A prezzo pieno in negozio costa sui 20 euro circa, più la scritta l'ho pagata 5 euro. Questo stickerino qua l'ho aggiunto io perché era di una vecchia Moleskine con il tema di Snoopy. Ovviamente io l'ho iniziata da agosto praticamente. Prima di farvi vedere però l'interno, di come l'ho arredata, di come l'ho organizzata eccetera eccetera, ho organizzato praticamente una pagina in cui vi faccio vedere effettivamente come organizzo una tipica pagina settimanale. Ricordo che appunto io ho una settimanale dove a sinistra ci sono tutti i giorni della settimana e a destra c'è il foglio bianco a righe. Come potete vedere questa è tutta la visione settimanale qua a sinistra e a destra c'è il foglio bianco. Io ovviamente questo l'ho scritto come sample semplicemente per il video. Ho deciso di organizzare appunto la mia agenda, a dire la verità sono un po' di anni che organizzo l'agenda così. Come potete vedere, cercherò di zoomare magari se non si vedrà bene, praticamente i giorni qua settimanali sono suddivisi da dei trattini che ti vanno a suddividere in due parti praticamente la settimana. Poi qua c'è uno spazio ancora per poter scrivere, cioè almeno io lo utilizzo per poter scrivere, e qua c'è tutta la pagina bianca. Cosa faccio? Molto semplice, molto minimal. In questa parte qua metto tutti gli appuntamenti, tutte le cose, magari esami, insomma cose che sono già definite all'interno di un giorno con un orario. Devo andare al cinema, devo andare dall'estetista, devo andare dal dentista, devo andare dalla dottoressa, ho un esame quel giorno, metto tutto qui. Invece a destra metto tutte le cose che ho da fare durante la giornata, dove comunque sia non è che devo per forza collocarle con un giorno, oppure metto tipo gli appuntamenti dove comunque magari non so ancora l'ora, oppure magari l'ora l'aggiungo dopo, insomma tutte queste cose qua. A dire la verità per appuntamenti, vedere persone, cose del genere, sia lo metto sia a destra che a sinistra, però proprio gli impegni un po' più salienti li metto sempre a sinistra. Un'altra cosa che metto a destra sono per esempio i compleanni, di solito scrivo B-day il nome della persona e poi sottolineo con la matita rossa, dopo vi faccio vedere. Cosa faccio invece qua a sinistra in basso? Di solito se voi state attenti, le pagine sono abbastanza sottili, si vede praticamente la riga che c'è sotto, quindi io suddivido qua questo spazzettino di ogni giorno dove magari scrivo le spese che faccio, che ne so, se vado a mangiare la pizza piuttosto che se spendo qualcosa in shopping, in cagatine, cose del genere. Tecnicamente dovrei mettere anche i miei guadagni, anche se appunto sapete che ultimamente in quest'ultimo anno con l'università fare babysitter e ripetizione per me è stato veramente molto difficile, l'ho sempre fatto in tutti gli anni della mia vita, però quest'anno boh, magari mi ci impegnerò, non lo so, vedrò. Comunque tutte le spese le metto qui, metto se vado in palestra o se non vado in palestra, insomma, anche se per la palestra tecnicamente ho organizzato appunto quest'altra pagina secondo la mia guida di allenamento, però diciamo che l'argomento palestra lo organizzerò un po' più avanti dopo la fine dei miei vari esami eccetera eccetera. Ho dimenticato una parte molto importante, che è questa parte bianca che io di solito riempio sempre, ovvero metto
le cose da fare durante la settimana, dove non c'è ancora niente di fisso, se magari devo chiamare e fare, ma non so ancora dove metterle, poi le collocherò all'interno della settimana. Generalmente appunto metto tipo la ricarica della Vodafone o del futuro abbonamento, se mai dovrò fare l'abbonamento, perché quest'anno vorrò muovermi di più con la macchina, quindi magari sicuramente metterò tipo fai benzina alla macchina, esempio. Generalmente appunto questo spazio qui è molto importante e quindi lo metto proprio a inizio settimana, perché ogni fine settimana vado a vedere un attimino quello che devo fare, se già magari posso collocarle all'interno oppure devo lasciarle così, ci penso durante la settimana. Passiamo invece a questa pagina bianca qui, fatta a righe, dove generalmente appunto metto le cose da fare in maniera un po' più dettagliata. Non so se devo prenotare un qualcosa, se devo prenotare un viaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Cose a lungo termine, quindi cose che magari dovrei fare durante la settimana, se non le faccio le riscrivo nella pagina successiva. Cose riguardo l'università, quindi di recente, a dir la verità, io le ho semplicemente ricopiate perché ho cambiato agenda, delle cose riguardanti l'università, cose un po' sia burocratiche che anche di ogni materia, magari qualcosa specifico di ogni esame, eccetera, eccetera, eccetera. Le idee video. Anche se poi io ho un altro quadernetto, dove poi metto semplicemente cioè struttura a mo' di scaletta, ecco, il video. Generalmente utilizzo dei post-it che ci appiccico sopra, piccole, grandi, medie, eccetera, eccetera, se non c'è spazio, ma generalmente c'è quasi sempre spazio. Metto le cose random, insomma. E poi una cosa che ho fatto, insomma, da quest'anno è di attaccare un pochettino ricordi dei posti dove vado, tipo biglietti, fogliettini, cose che mi ricordano quel determinato posto, se sono stata, soprattutto adesso che sono stata in vacanza di recente, insomma, cose così. A fine mese, ovviamente, nella pagina dell'ultimo mese faccio proprio il calcolo della spesa totale, tanto per farmi venire un infarto, e niente, insomma. Generalmente questa è una pagina, per esempio, dell'ultima settimana di luglio, inizio agosto, io avevo organizzato. Un'altra cosa che io non vi ho detto che faccio è il color code. Poi dopo adesso vi zoomo anche questa parte qua. Da qui volevo farvi vedere tutte le mie pagine random. Non sto qua a farvi vedere, insomma, tutte le cose, però generalmente appunto l'ho quasi sempre organizzata così. E come potete vedere, appunto, per esempio, anche queste qui, questi qui, per esempio, erano due biglietti di delle mie vacanze, insomma. E questa settimana è stata orribile, infatti è orribile sta pagina, settimana passata. Per esempio, per alcuni impegni universitari poi ho messo questi stickerini, cosa che penso che durerà solamente questo mese perché non ho sticker a go-go. Un esempio che vi facevo prima, per esempio, se andate a vedere qua, per esempio ricarica Vodafone oppure organizza la settimana, insomma, per vedermi con Bea, le scrivo qua. Altra cosa random che faccio è, che ne so, vedi, devo fare per esempio questo confronto sia con l'abbonamento che con la benzina per la macchina per muovermi. Poi, per esempio, questo qui è un compleanno di mia zia e come potete vedere, vabbè, io metto sempre il nome all'inizio, poi questa bellissima citazione che mi ha scritto mia mamma. A dir la verità, questa me la scarrozzo da tanti anni e quest'anno ho deciso di incollarla. Pure le mie iniziali qua sotto del mio nome. Poi, questa, a dir la verità, sono 2 anni forse che lo porto dietro, e quest'anno è il terzo anno, e niente, questa qui è una foto Polaroid che avevo fatto stampare tramite la LaLab. Ovviamente qua in questa prima pagina ci sono i dati personali, quindi dove abito, tutte queste cose qua, pardon, ma le copro un attimo. Questa qui è la visione appunto annuale, come potete vedere, che io generalmente sottolineo, quante volte sto dicendo generalmente, oppure metto, che ne so, è rosso per il mese clou, lo sapete, insomma, siamo donne, quindi è inutile che sto a dirvi. Quindi quando finisce la settimana generalmente sottolineo con l'evidenziatore verde pastellino. Poi qui c'è la visione mensile, ovviamente, anche questa viene sfruttata al massimo, vabbè, a parte che io l'avevo presa tipo a fine luglio, inizio agosto, adesso non mi ricordo più, però diciamo che ho scritto un po' le cose randomly. Qua per esempio tanto per ricordarmelo, ho messo inizio e fine tirocinio, così almeno, che non so, mi serve per qualsiasi cosa, ce l'ho sempre, anche se comunque generalmente sono una che si ricorda quasi tutto, soprattutto delle cose burocratiche universitarie. Poi qua ho scritto anche qui le cose, se soprattutto sono a lungo termine, ma non le voglio subito scrivere nella pagina, quindi per avere anche un quadro generale, insomma. Poi anche qui ho messo, appunto, per avere una visione mensile, soprattutto la cosa degli esami. Anche tutto questo spazio qua in fondo lo sfrutto quasi sempre per gli esami. Poi queste pagine qua, diciamo che sì, le vorrei sfruttare maggiormente, magari qua segnare anche dove sono stata nei posti, eccetera, ma non so ancora come fare. Quindi alla fine ho deciso di fare
Qua, dato che c'è tutta la lista dei codici, dei prefissi dei vari paesi, ho deciso di sottolineare i posti dove vorrei andare, quindi i paesi. Poi a destra tecnicamente dovrei mettere, insomma, tutti i viaggi che vorrei fare o dove sono stata. Adesso devo ancora organizzare il tour. Il rosso ovviamente è dove vorrei andare, il blu è dove sono stata, sempre a matita. Dovrei mettere, a dire la verità, una citazione che di solito mi porto sempre dietro, magari foto, cose del genere. E qui, anche questo sarà utilizzato, tecnicamente la pagina dedicata ai viaggi, però sarà utilizzato semplicemente per i ricordi dove metto le foto, cose del genere. Tipo, per esempio, prossimamente vorrei prendermi una instant camera, insomma, cose così, e metterci appunto tutte le foto in formato Polaroid. Questo è il timetable, che non so sinceramente come organizzare perché io so già che l'orario delle lezioni generalmente lo tengo nel telefono, perché ovviamente a me cambia sempre, quindi è inutile, non ce l'ho fisso, però magari lo utilizzerò per la palestra. Queste sono le pagine appunto del primo anno degli esami. Questa è una ricetta, adesso mi viene da ridere, ma è una ricetta praticamente di come fare la cera araba per farsi la ceretta a casa. Qua ho dei numeri utili che dovrei ancora compilare tutta. Qui appunto si ritorna a queste pagine bianche inutilizzate che io appunto organizzo per fare fondamentalmente, per esempio questa è la workout routine. Qua c'è ancora una pagina random libera che poi vedrò insomma cosa farci. Niente, insomma. Ah sì, ovviamente questa qui è la fine dell'anno perché io sapete che tutta questa parte qua dell'anno qui non la utilizzo e infatti ci vorrò fare sicuramente mettere altre cose, insomma. Quindi comunque tutto questo spazio lo utilizzo come spazio random per scrivere senza andare a considerare questi, perché io inizialmente inizio sempre l'anno a settembre, qua il compleanno dell'anno prossimo. Niente, questo invece è un disegno che avevo fatto all'interno del mio bullet l'anno scorso. E poi ovviamente qua vabbè c'è un foglio bianco, qua altri post-it e poi qui ci sono tipo tutti i vari sticker. Farvi vedere anche qualche accessorio che io vado ad utilizzare. Vabbè, ovviamente questo qui è un segnalibro che io mi scarrozzo veramente da tantissimo tempo e lo utilizzo sempre. Questa parte qua, questo cordino qua, ho intenzione di attaccarne un altro. È facilissimo perché basta semplicemente aprire tutto il diario, qua c'è uno spazzettino libero, lo infilate con l'attacco il pezzettino e avrete sicuramente un altro segnalibro fatto. Come colori, non sto qua a farvi vedere tutta la cancelleria, insomma cose del genere per il color code, perché io so già che ogni volta mi cambia, però di fisso io utilizzo appunto ormai queste penne qua fatte con i quattro colori, perché è quella più pratica anche quando vado in reparto, comunque quando tirocinio utilizzo sempre queste, quindi ormai sto utilizzando sempre queste. Ovviamente qua c'è una penna del tirocinio rubata. Non lo so, è che era stata abbandonata, nessuno la prendeva, avevo chiesto, nessuno mi cagava e quindi l'ho rubata, va bene. Niente, quindi questa è una penna nera, io generalmente utilizzo il nero. E poi qua c'è il lapis, insomma quello duo. E questi qui sono della Stabilo, queste altre due. Sa se già ve lo state chiedendo perché non si trovano spesso, alla Coop c'è proprio il pacco tipo da tre. Tre penne, tre matite così. Se no in cartolerie le trovate quelle piccole che io penso di averla finita tipo in neanche un mese a furia di temperarla. Quindi appunto questo qui era il video mio dell'agenda. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Cheers!